una nuova puntata di Nord Estate, il programma di Telechiara che vi racconta un po' l'estate a Nord-Est e anche dà qualche cerca di dare qualche spunto interessante, originale per come spendere la vostra estate e come in questa puntata anche qualcosa di originale, qualche modalità originale a volte per come essere e fare turismo. Vado subito a salutare i nostri ospiti di questa puntata che sono Paolo Casotto e Luca Vassena di Mobe, che è una società di cui abbondantemente parleremo questa sera, anche perché magari non è semplicissimo entrare e capire le attività e i progetti di Mobe, quindi di Paolo e di Luca, ma vedrete che insomma aiutandoci anche con degli esempi, loro sono molto bravi a esemplificare in maniera semplice le attività e i progetti che realizzano, cercheremo di capire come si può fare turismo in maniera sempre più tecnologica e un po' futuristica, anche se vogliamo, anche se in realtà il futuro è già veramente molto molto reale e presente. Allora Paolo, chiederei subito a te di raccontarci un po' come nasce Mobe e di cosa si occupa quindi nello specifico. Sì, Mobe nasce nel 2006 da un gruppo di ricerca dell'Università degli Studi di Udine che decide di darsi la forma giuridica dello spin-off proprio per poter lavorare più agevolmente nell'ambito del mercato del software. Siamo tutti informatici, attualmente siamo 8 soci, 4 soci che svolgono anche attività accademica, quindi sono professori e ricercatori, e 4 invece che operiamo nell'ambito aziendale come tecnici e progettisti. Abbiamo alcuni collaboratori, alcuni che operano in maniera continuativa per noi, altri invece saltuariamente, e dal 2007 ci occupiamo di sviluppare applicazioni per dispositivi mobili. Dispositivi mobili sono tutti quei dispositivi che vanno dal telefonino, il navigatore satellitare, il palmare, il rilevatore GPS, tutta quella galassia di dispositivi che attualmente troviamo all'interno di qualunque dei nostri telefonini, ma che negli anni in cui abbiamo iniziato questa attività erano veramente un universo senza una soluzione di continuità. E quindi per mettere un po' di ordine, per fornire delle risposte in questo specifico settore è nata Mobi proprio nel 2007 e dal 2007 opera sia nell'ambito dello sviluppo di applicazioni mobili per il settore turistico, sia invece nell'ambito dello sviluppo di applicazioni mobili tradizionali per le aziende e per la logistica. Certo, e quindi le applicazioni appunto per le aziende e per la logistica magari sono un po' più tecnico-specifiche. Noi oggi ci occuperemo proprio di quelli che sono i vostri progetti collegati anche ad un modo nuovo di fare e di vivere il turismo. Dicevi Paolo che siete appunto un gruppo di ricercatori e di informatici e sembrano discorsi appunto che qualche anno fa potevano sembrare futuristici, adesso in realtà non lo sono più perché sono sempre più utilizzate queste applicazioni. Esatto, adesso al giorno d'oggi lo smartphone, il telefonino intelligente che ha all'interno tutta una serie di funzionalità innovative, la connessione costante a internet, il rilevamento GPS, la fotocamera, è diventata una realtà per tutti. I numeri del mercato sono tali da farci dire che in un paio d'anni tutti gli utenti smart avranno un telefonino di questo tipo e quindi è utile progettare fin da subito delle soluzioni per il turismo che consentano di dare a questo genere di utenti un'informazione che sia filtrata, quindi contestualizzata rispetto a quello che è il luogo dove si trovano, lo specifico bisogno informativo che questi utenti possono avere, ad esempio voglio mangiare il gelato, che è un bisogno informativo diverso da quello di voglio acquistare un capo di vestiario, e riuscire quindi a dare un'informazione, un servizio personalizzato, che possa al tempo stesso promuovere il territorio, quindi dare non solo un'informazione utile a chi la riceve, ma anche un'informazione utile a chi va poi a erogarla, sia esso un soggetto privato, uno stabilimento balneare, un ristorante, un hotel, o un soggetto pubblico, nello specifico un museo, un parco naturale, che sono i soggetti a cui noi principalmente ci rivolgiamo. Esatto, e poi magari entreremo anche nello specifico di alcuni progetti che avete già realizzato e che sono già attuati in questo momento. E Mobe si trova fisicamente a Udine, quindi vi concentrate sul Friuli Venezia Giulia, anche se naturalmente potete spaziare in qualsiasi punto d'Italia, ma insomma in questo momento siete magari più concentrati sul Friuli Venezia Giulia. Sì, diciamo che abbiamo iniziato con delle collaborazioni molto importanti con la provincia di Udine, e in particolare con l'assessorato alla montagna che ci ha
permesso di sviluppare non solo una serie di tecnologie, ma soprattutto di testare effettivamente l'efficacia delle soluzioni che nel corso degli anni abbiamo proposto sul territorio. Abbiamo realizzato, ad esempio, tutta quella che è l'infrastruttura di guide mobili del Vajont, della diga del Vajont, dei territori di Erto e Casso. Abbiamo realizzato un altro progetto molto interessante, Montagne senza confini, sempre nella montagna friulana con la collaborazione della provincia. Siamo a Udine, che è la nostra sede principale, e ospitati dal 2007, dall'anno della nostra nascita, presso il Parco Scientifico Luigi Danieli, quindi gestito dal Consorzio Friuli Innovazione, che ci ha dato non solo il primo supporto iniziale per nascere come azienda con l'assegnazione di alcuni materiali e di una piccola somma di denaro, ma che continua anche a seguirci in tutto quello che è il percorso di crescita che speriamo ci porterà, e sembrano essere delle prospettive abbastanza rosee, ad essere un'azienda autonoma, indipendente e così via. Certo, e ben vengano realtà come il Parco Scientifico di Danieli di Udine, così come il Parco Scientifico Vega, ci viene in mente ora a Mestre, a Marghera, che davvero supportano e danno un trampolino di lancio a queste realtà giovani e appunto intraprendenti. Allora, proprio perché Paolo lo ha citato, vediamo brevemente una introduzione proprio delle attività e dei servizi del Parco Scientifico. Diamo valore al talento per trasformare idee in progetti, ricerca in prodotti. Tradizione, cultura, conoscenza, impresa, innovazione, ambiente. Il territorio del Friuli Venezia Giulia, ricco di storia e tradizione, si rivela strategico per investire nel futuro, rappresentando un riferimento autentico per chiunque cerchi e faccia innovazione. I soci di Friuli Innovazione appartengono al mondo della ricerca, della conoscenza e della formazione, delle imprese e delle loro associazioni, delle amministrazioni locali e pubbliche, della finanza e delle fondazioni bancarie. Lavoriamo con passione per il vostro successo. Ogni giorno ascoltiamo esigenze e idee e cerchiamo le modalità più efficaci per realizzare progetti concreti, facilitando il dialogo tra ricerca e impresa. L'eccellenza crea eccellenza. Una struttura nata per accompagnare le imprese dall'era industriale nella nuova era della conoscenza, dove il sapere è un fattore competitivo decisivo di un mondo globale e complesso. È la capacità di cambiare il fattore di successo delle imprese, perché assimilare una nuova tecnologia, avviare nuove strategie di business, sviluppare nuovi progetti significa sempre cambiare, e vince chi riesce a farlo meglio e più rapidamente degli altri. Friuli Innovazione partecipa e contribuisce allo sviluppo economico e sociale del Friuli Venezia Giulia, accelerando il trasferimento delle competenze, delle conoscenze dalle università e dai centri di ricerca verso le imprese e favorendo nelle imprese una tensione positiva e continua verso il miglioramento, l'innovazione e la gestione del cambiamento. E questa era un po' la presentazione del Parco Scientifico Danieli, che ospita tra le altre realtà anche MOBE, di cui stiamo parlando con Paolo Casotto e Luca Vassena. Paolo, tornando però a quello che concretamente quindi fate tutti i giorni quando vi recate nei vostri uffici, nei vostri studi al Parco Scientifico, dicevamo delle applicazioni anche turistiche, appunto, per dare un servizio sempre più puntuale, sempre più innovativo al turista, che è un turista magari giovane, che quindi fa ottimo utilizzo anche dei supporti che voi andate a fornire e che quindi può, insomma, può interagire con le applicazioni che voi andate a realizzare, no? Facciamo certo. Qualche esempio. Allora, abbiamo sviluppato nel corso di questi ultimi anni un insieme di applicazioni su delle piattaforme che rappresentano al momento le piattaforme più utilizzate dal mondo, anche dei più giovani, iPhone ed Android, che rappresentano ad oggi lo standard per quanto riguarda il mercato dei dispositivi mobili intelligenti. E la prima realizzazione che abbiamo fatto su queste piattaforme lo scorso anno è la guida multimediale a supporto delle giornate del Tiepolo a Udine, nel castello di Udine, quindi una guida multimediale che consentiva al visitatore della mostra di avere tutta una serie di informazioni accessorie, non solo sulle opere, informazioni curate dall'Università di Udine, quindi curate nel dettaglio e di estrema qualità,
ma soprattutto consentiva, mediante il codice QR code assegnato a ciascuna opera, di riconoscere in maniera automatica l'opera davanti al visitatore. Per chi è un po' a digiuno di questi termini, esatto. Paolo, ricordiamo che sono quei codici, quella sorta di disegno, se vogliamo, esatto. Ecco, che si può trovare accanto ad alcuni luoghi piuttosto che ad alcune opere d'arte e fotografandolo, no? Con il proprio esatto. cellulare, si ricevono dei dati sostanzialmente. Sono un modo alternativo bidimensionale di codificare delle informazioni. Non sono molto diversi dai codici a barre che troviamo in qualunque esatto. prodotto alimentare. Hanno solo il fatto di essere dislocati su uno spazio bidimensionale. Grazie ai QR code possiamo capire qual è l'opera che l'utente sta guardando e dargli un'informazione che è proprio tempestiva e personalizzata. Do l'informazione su quell'opera. Ci siamo spostati poi in una realtà non più interna ad un'esposizione, ma esterna, come nel caso del Parco delle Dolomiti Friulane, in cui abbiamo realizzato, insieme al personale del parco e col contributo prezioso anche di Mauro Corona, tutta una serie di percorsi turistici e culturali, ad esempio un percorso di scoperta degli alberi proprio sulla voce di Mauro che narra alcuni dei suoi racconti, nel territorio del comune di Erto e Casso. E anche in questo caso su piattaforma iPhone. Questa applicazione ha qualcosa di più perché integra per la prima volta questi che sono i concetti della realtà aumentata. Realtà aumentata vuol dire, in parole semplici, sovrapporre a quella che è l'informazione naturale che deriva dalla telecamera e dai nostri occhi, un'informazione aggiuntiva, qualcosa in più. Noi l'abbiamo applicata al Parco delle Dolomiti Friulane per associare delle etichette a tutti i monti che la persona può guardare dall'interno del parco. Facciamo un esempio pratico, puntando Paolo, mi trovo in cima a una vetta in questo momento esatto. e mi si apre di fronte una catena montuosa. Esatto. Che cosa posso fare quindi con questa applicazione? Puntando il telefonino e fissando all'interno dello schermo del telefonino vedrò le stesse immagini che vedo con gli occhi, ma al di sopra di ciascuna cima sarà collocato il nome della cima e la possibilità di approfondire delle informazioni su quella specifica cima. Questo consente... è un modo veramente anche originale esatto. e particolare, senza aver bisogno di grandi strumenti in realtà esatto. per poterne usufruire, se non giustamente i supporti mobili che dicevi prima. Insomma, un normale telefonino forse non ha queste possibilità, bisogna avere almeno un smartphone o esatto. un Android, giusto? E quindi... Però sono con costi e prezzi accessibilissimi ormai anche questo tipo di supporti. No? Sono la maggior parte del mercato ad esatto. oggi. Parlavamo di parchi, quindi di ambienti outdoor, ma anche festival. Ad esempio abbiamo realizzato l'applicazione del Far East Film Festival, che è il festival di cinema asiatico più importante in Europa, che si tiene a Udine, e con l'idea non solo di dare uno strumento ai vari giurati e utenti per la votazione dei film e per l'organizzazione dei calendari. Far East ha una serie di proiezioni in parallelo, per cui il giurato deve muoversi fra diverse sale, sì. ma anche per scoprire la città di Udine e la vita che nella città di Udine prende, fiorisce proprio nei giorni del Far East. E anche questa è un'applicazione che ci ha dato molta soddisfazione. E tutte queste guide multimediali sono tutte scaricabili gratuitamente dai rispettivi marketplace dei diversi certo, fornitori, quindi diversi Android fornitori o Apple. Che mi hanno chiesto questa applicazione. E come riuscite a monitorare l'utilizzo di queste applicazioni? Ovviamente ci sono, credo, dei mezzi tecnico-scientifici esatto. per farlo. E quindi che risultati avete registrato? Molto, molto interessanti. Abbiamo ottenuto dei risultati interessanti soprattutto nel caso del Far East, perché la clientela del festival, i fruitori erano fruitori giovani e internazionali. Quindi quindi forse anche un po' più allenati, se vogliamo, esatto. ad usare questo tipo di strumenti. Esatto, e anche curiosi perché certo. comunque legati a un mondo artistico. Abbiamo avuto dei dati molto interessanti che ci hanno un po' sorpreso, nel caso invece di un museo del Friuli Venezia Giulia, mm-hmm. che è il Museo della Carnia di Tolmezzo, quindi un museo sulle arti e delle tradizioni popolari locali, che ha un bacino d'utenza locale, mm-hmm. che invece ha ottenuto una quantità di download significativo, tanto da avere un numero di download prossimo al numero di visitatori. Reali. Concreti. E quindi sicuramente. Quasi tutti i visitatori hanno utilizzato poi questa applicazione, sì. si potrebbe quasi dire così? Diciamo che sono probabilmente altri visitatori curiosi, gente che ha voluto esplorare la realtà del museo e noi speriamo poi che tutte queste persone siano state poi trasformate in certo, visitatori che reali effettivi. Si sono recate fisicamente al museo. Esatto. Ecco, nel caso di questo specifico museo, che quindi se vogliamo è anche
un turismo di nicchia, perché magari bisogna conoscerlo, bisogna recarsi nel luogo, bisogna avere anche la volontà di cercarle, certe esposizioni, certe mostre. E che cosa si poteva fare con la vostra applicazione? Visitare la mostra, esatto, avendo ulteriori informazioni sull'opera che si stava guardando in quel momento. Esatto, giusto? Diciamo che l'applicazione sopperisce a una mancanza del museo, che è quella delle guide. Il museo è piccolo, certo, e non può avere il servizio la di guida. E quindi con questa applicazione è stato possibile inserire all'interno del telefonino della persona, quindi qualcosa che viene portato a casa o che una persona può scoprire anche prima, tutta una serie di informazioni audio, video, testuali che l'utente può utilizzare durante il percorso all'interno del museo. Nell'ambito del Museo della Carne abbiamo realizzato anche una sperimentazione che si è spinta un po' più in là, quasi nella fantascienza. Utilizzando un hardware particolare fornito da Eurotech, che è un'altra azienda friulana che si occupa di sviluppo di sistemi hardware, abbiamo realizzato un prototipo che riesce a capire automaticamente la posizione della persona all'interno di un museo, quindi di una struttura chiusa dove non è possibile utilizzare il GPS, mediante delle particolari onde radio che sono le onde Zigbee. Quindi l'utente può muoversi liberamente all'interno del museo con questo apparato addosso e quando il sistema capisce qual è la stanza in cui dove l'utente si trova, dà delle informazioni particolarizzate specifiche per quella specifica stanza. Insomma, sembra veramente fantascienza, ma fantascienza non è, perché sono applicazioni che sono in realtà già utilizzate, già in uso, già da un po' di tempo, insomma, e quindi sono assolutamente verificabili e potete anche voi, se vi siete incuriositi, magari cercare informazioni in più anche attraverso il sito mobe.it, in cui credo poi ci sono i contatti per eventualmente approfondire quanto Paolo sta raccontando. È il futuro, Paolo, questo, o è già il presente e bisogna già pensare a qualcos'altro, oppure non è ancora così diciamo semplicemente fruibile, quindi è ancora un po' futuro, se vogliamo. Sta diventando il presente via via che il numero di dispositivi che possono utilizzare queste tecnologie supportare si sta allargando. E non dobbiamo però dimenticare una cosa che è fondamentale quando si va a fare promozione turistica o culturale: i contenuti. L'importanza dei contenuti la vediamo spesso anche noi da utenti. Scarichiamo delle guide delle diverse città per buttarle via immediatamente perché vediamo che i contenuti sono poveri. Quindi, o già vecchi. O già vecchi, magari no, però poveri sì, in effetti. Quindi il futuro sicuramente è quello, tenendo però sempre in considerazione il fatto che cambia il modello in cui si dà l'informazione, ma l'importante è che l'informazione sia sempre affidabile e di qualità. Altrimenti l'utente continuerà a usare la vecchia e valida guida Routard piuttosto che le altre guide del territorio. Certo. E con Paolo poi entreremo anche su quelle che sono un po' le problematiche legate a questo tipo di applicazioni, problematiche legate per esempio alla connessione internet piuttosto che insomma alla copertura di rete nel nostro territorio. Però volevo chiedere a Luca, Paolo ci ha raccontato di alcune applicazioni già utilizzate, già progettate e quindi concrete in un certo senso. Però voi lavorate molto anche sulla ricerca, giusto? Esattamente. Noi, come ha già detto Paolo prima, nasciamo come spin-off universitario, quindi la componente universitaria, la componente di ricerca rimane una componente basilare all'interno della nostra impresa. Riusciamo a fare tutte queste cose innovative proprio perché parte della nostra mente in qualche modo direzionata al futuro. All'interno dell'università, in collaborazione con l'impresa, abbiamo sviluppato un'applicazione che prende il nome di Context Aware Browser, che detto così in inglese sono nomi altisonanti, ma poi andando a vedere veramente la sostanza non è altro che un browser come i classici browser per navigare in internet su dispositivo mobile, che ci permette di ottenere quello che noi diciamo le informazioni e le applicazioni giuste nel posto e al momento giusto. Il problema, il limite fondamentale di tutte le guide turistiche attuali, anche su dispositivo mobile, sta nel fatto che è l'utente che deve cercare le informazioni. Quindi io arrivo in una piazza, devo dire sono in questa piazza, ho bisogno di vedere queste informazioni. L'idea di questo progetto di ricerca è invece fare in modo che le informazioni, le applicazioni, i servizi raggiungano autonomamente l'utente. Quindi anticipare esatto, il bisogno dell'utente. Non è più l'utente che esprime i suoi bisogni e ricerca le informazioni, ma sono le informazioni che più probabilmente sono utili in quel momento all'utente, che direttamente lo raggiungono sul suo dispositivo mobile, sul suo telefono cellulare. Insomma, interessante. Per introdurci ancora meglio in questo argomento, in questa parte dell'argomento, vediamo questo video.
adesso ci facciamo aiutare da Luca a capire, era chiaro, insomma, dei turisti che stanno girando una città e hanno bisogno di informazioni e quindi arrivavano sul loro cellulare appunto le indicazioni che, di cui avevano bisogno in realtà, no? Esattamente, quello che questo video ha mostrato è una giornata tipica di un turista all'interno della nostra città quando munito di un dispositivo evoluto con la nostra applicazione, con questo browser contestuale. Quindi sostanzialmente il turista non deve fare niente, deve semplicemente girare per la città e a seconda del suo contesto, quindi il luogo in cui si trova, l'ora, la situazione, piove, non piove, ci sono tante persone nelle vicinanze o meno, il sistema recupererà e mostrerà le informazioni più importanti. Quindi quando arriva nella piazza principale della città, il sistema gli mostra una guida turistica che descrive questa piazza con informazioni testuali, immagini, video e audio. Poi, per esempio, quando è ora di pranzo, il sistema gli mostra automaticamente dove poter andare a mangiare. E uno degli aspetti più interessanti, considerando anche che la nostra applicazione può conoscere il profilo della persona, sa se sia il caso di consigliargli il ristorante rinomato oppure la pizza al taglio, perché non tutti i turisti, diciamo, c'è crisi un po' per possono tutti. Possono permettersi il ristorante. E sembra davvero, Luca, di avere un compagno di viaggio quasi, quasi fisico, quasi umano, insomma, a fianco, che ci consiglia, che ci guida, che ci aiuta, che ci supporta. E, il mercato, si diceva anche mentre guardavamo il video, è soprattutto italiano in questo momento, però naturalmente sono applicazioni che poi possono essere estese un po' a tutta l'Europa, se vogliamo, e non solo, anzi, giusto? Esattamente. La nostra idea è partire dall'ambito locale, che è quello che conosciamo meglio, quindi la nostra regione e il Trivento innanzitutto, da cui poi espanderci sia in Italia sia in Europa. Le nostre tecnologie sono adattabili a qualsiasi ambiente, a qualsiasi situazione, per cui utilizziamo la nostra realtà come campo di test per poi espanderci in tutto il mondo. Siamo quasi in chiusura. Luca, ti chiedo, i privati e gli enti con i quali state lavorando, ovviamente loro sono già predisposti e cercano questo tipo di soluzioni. In generale, in Italia, il privato, il grosso privato che quindi offre turismo e magari l'ente pubblico, sono aperti a queste nuove possibilità o sono ancora un po' reticenti, un po' con qualche dubbio sull'utilizzo, sull'opportunità, No, da questo punto di vista ti posso dire sicuramente tutti gli enti, dai più piccoli ai più grandi, sanno che i dispositivi mobili sono una grandissima opportunità. È un modo diverso per fare turismo e sempre più enti, sia nel pubblico ma anche nel privato, stanno in qualche modo cercando di cavalcare l'onda dei dispositivi mobili. Certo. Come 20 anni fa c'è stato il boom dei siti web, per cui tutti dovevano essere sul web, adesso tutti in qualche modo cercano di essere sul dispositivo mobile perché è un modo di avvicinarsi di più all'utente, è una connessione diretta con l'utente finale. E questo è vero. Paolo, siamo davvero in chiusura. Uno dei problemi, insomma, una delle cose su cui lavorare sono le infrastrutture, quindi bisogna che il territorio risponda anche a questo tipo di necessità e quindi che ci sia la possibilità di connettersi, per esempio, in maniera veloce, in maniera con una copertura puntuale anche in tutte le zone. Certo, è fondamentale. Non è sempre così, no? È fondamentale perché nelle grandi città dove c'è una connettività sempre garantita, Venezia per fare un esempio, è facile poter guidare un turista. Il problema diventa quando lo si vuole guidare in tutti quegli ambienti, ad esempio nella pedemontana o nelle aree montane, dove la connettività è ancora oggi un problema. Noi lo sperimentiamo ad esempio nel caso della Carnia, dove la connettività mobile, la nostra montagna friulana, la connettività mobile è effettivamente un grosso limite. Certo. E è un limite nel fornire informazioni all'utente ed è un limite anche nel poter dargli dei servizi, perché l'utente non ha proprio la capacità di poter accedere dal suo dispositivo, è tagliato fuori dal resto del mondo. Quindi l'importanza di avere questa infrastruttura. E questo è un invito, insomma, anche agli amministratori, certo, a riflettere seriamente, anche perché è un ritorno poi a livello economico e turistico non indifferente. Il tempo è già finito, ci farebbe voglia chiacchierare ancora molto con voi, anche perché il tema è curioso e, insomma, interessante. Intanto vi auguriamo un buon lavoro, insomma, magari ci risentiremo più avanti. Grazie. Intanto, grazie.
grazie a Paolo Casotto e Luca Vassena. www.mobe.it se avete voglia di curiosare, insomma, sugli argomenti di cui abbiamo parlato in questa puntata di Nord Estate. Arrivederci.